Buonasera, non vedo nessuno, c'è un pubblico, sì, sono accecato dalla luce, scusate, mi sposto di qua. Bene, benvenuti a tutti, grazie di essere qui, siamo qui nella seconda serata degli AI Talks, che come dice il titolo sono dei talk sull'intelligenza artificiale, tema diciamo che ultimamente va alquanto di moda, ma insomma capirci qualcosa di più potrebbe non essere male. Li organizza un'associazione di studenti che studiano intelligenza artificiale, che dovrebbero studiare intelligenza artificiale e che si sono riuniti appunto in un'associazione dove prevalentemente bevono, ma ogni tanto fanno anche delle cose interessanti, come quelle di questa sera. Io personalmente dico fanno bene anche a bere. E che organizziamo insieme con l'Università di Trieste. Io sono parte di quell'altra combriccola di personaggi e va bene, insomma, non voglio rubarvi tanto tempo, poi non funziona più niente. Andiamo. Ecco, va bene. Allora, che cosa vi succederà questa sera? Ci sono un paio di interventi, sono rivolti un po' a tutti, quindi sono interventi per un pubblico che non è necessariamente esperto, anche se in realtà ci sono diversi studenti nostri qui in mezzo, ma metà e metà, però rivolto all'altra metà. C'è stata una prima serata il 13 novembre, un po' più introduttiva, e oggi toccheremo altri due temi che vanno un po' più a fondo su quello che sta succedendo in questo periodo con alcune forme di intelligenza artificiale, in particolare quella generativa. Questa sera, ve lo dico fra un attimo, intanto le serate sono organizzate non solo da I2S, ma hanno anche il supporto dell'Università di Trieste, l'abbiamo detto, e soprattutto del posto in cui siamo, cioè di Hangar Teatri, che ovviamente ringraziamo per ospitarci, per ospitare questi eventi. Allora, due interventi, parlerà prima Francesco, che è uno studente di dottorato, del dottorato in... Eccolo, questo qui, in Applied Data Science and Artificial Intelligence, qui all'Università di Trieste, si occupa di cose che non si possono pronunciare, quindi lasciamo stare, e in realtà è un esperto di divulgazione scientifica, quindi vorrei tenere basse le aspettative, dicendo che non sono il campione nazionale del Fame Lab, o del Fame Lab, che è un'iniziativa dove devi mangiare un sacco parlando di intelligenza artificiale, giusto? Ma è anche uno dei campioni internazionali, quindi grande aspettativa, giusto per creare un po' di stress a Francesco, questa la pago comunque, non preoccupatevi. Il suo talk parlerà di tre cose molto simili, caso, caos e cosa, forse anche casa, non lo so, e come... l'AI generativa. Allora, io ho già rubato abbastanza tempo e ho detto abbastanza stupidate, quindi lascerei la parola a Francesco, che nel frattempo si è scolato un bicchiere di birra in due secondi, e va bene, Francesco, vai. Buonasera. Buonasera. Aspettate un attimo che ho sbagliato. Allora. Ok. Buonasera per davvero. Allora, che bello essere qui innanzitutto. Grazie mille per questa opportunità e vi chiedo di avere pazienza, perché è la prima volta che mi trovo a fare questa cosa, un intervento di questo tipo. E quindi portate pazienza, se avete domande di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, fatemele. E se vedete che dico castronerie, per favore non ditelo, ditelo alla fine, cioè venite da me e mi segnalate questa cosa. Bene, iniziamo. Allora, non sapendo bene come iniziare, ho pensato, partiamo dal titolo. Perché scegliere caos, caso, cosa?
Allora, diciamo che i motivi sono fondamentalmente tre. Il primo è che un po' per background, un po' per vari altri motivi, io amo gli anagrammi. Io li adoro. E c'entrano anche un po' con quello che ho fatto, però è proprio un motivo personale. Secondo motivo è che in realtà è una citazione da Luciano De Crescenzo, che è stato un divulgatore, ed è stato il primo divulgatore che ho letto, che nel suo libro Pantarei diceva che non a caso caos è l'anagramma di cosa e di caso. In questo libro lui introduceva un po' di argomenti filosofici, parlava un pochino di estetica, parlava anche della contrapposizione tra ordine e disordine, che in qualche modo ritroveremo in questo speech. Il terzo motivo, più importante, è, e non spaventatevi, che in maniera molto sintetica e molto semplicistica, caos, caso, cosa, può essere vista come l'approssimazione, una sintesi, di alcuni modelli generativi, di come funzionano alcuni modelli generativi. Modelli generativi, che saranno il principale argomento di oggi, sono quei modelli di intelligenza artificiale con cui si possono creare, diciamo creare per ora, si possono creare delle cose. Oggi noi parleremo prevalentemente dei modelli che generano immagini. E vedremo un pochino. Prima però ci dobbiamo fare una domanda, ovvero com'è che vede un computer? Innanzitutto, come vediamo noi? Cosa vediamo noi? Allora, in questa fase ci aiuterà il povero Frank Zappa. Perché Frank Zappa? Perché oggi cade l'anniversario dei 30 anni della sua morte, quindi ho detto un bel modo per ricordarlo. Un po' macabro? Non lo so, però mi piaceva. Questa bellissima immagine in bianco e nero di Frank Zappa noi la vediamo così. Però è proiettata da un computer. E un computer come la vede? Un computer la vede, grosso modo, così. Allora, qua non si vede niente, però in realtà se la vedete in maniera... Se la vedete da lontano vi giuro che questa immagine qualcosa dice lo stesso. Perché? Perché un computer vede un'immagine come una griglia con moltissime caselle, e in ogni casella assegna un numero. Parliamo di immagini in bianco e nero per ora. Tanto più il numero è alto, sempre per le immagini in bianco e nero, tanto più è vicino al bianco. Tanto più è basso, tanto più è vicino al nero. Bene, quindi non so se si riesce a vedere, però un pochettino potete notare il classico baffo che effettivamente è composto da numeri più piccoli, ma insomma, adesso così si vede un pochino meno. Ok. E i colori? Allora, per i colori, un computer ragiona in maniera un pochino simile a come viene insegnato a noi durante la scuola materna. Allora, almeno a me era stato insegnato che i colori, ci sono tre colori primari che vengono uniti, si possono unire per andare a comporre tutti gli altri colori, con delle regole, poi c'è il bianco, poi c'è il nero che abbiamo già visto, però insomma tutti i colori si compongono a partire da pochi. E quindi, come vede un computer? Beh, è facile, la sua visione si basa su tre colori. Il primo è il blu, il secondo è il rosso e il terzo, qualcuno che non ha fatto intelligenza artificiale, computer vision, vuole provare a indovinare quale sarà il terzo? Scarsissimi sui colori, no? Vabbè. Il terzo è il verde, perché non il giallo, che è tra l'altro il mio colore preferito. Io quando ho scoperto questa cosa ero indignato. Perché i computer sono strani? No, non perché i computer sono strani. I colori giallo, verde, rosso e blu vengono utilizzati, vengono uniti e compongono tutti gli altri colori. Quindi non è il giallo come avevamo detto noi, come ci avevano insegnato all'asilo, meno a me. Questo perché? Perché è colpa dei coni. È colpa nostra, perché noi abbiamo queste cellule all'interno dell'occhio chiamate coni, che sono di tre tipi, e si è visto che
Le tre tipologie di coni sono tutte specializzate nel vedere, grosso modo, ognuno, hanno un picco di visione in corrispondenza delle frequenze d'onda, sapete che la luce, in questo caso lo vediamo come un'onda, nei picchi sul blu, sul rosso e sul verde. Quindi, in realtà, in questo senso, il computer è stato costruito a nostra immagine e somiglianza. E su questa cosa ci torneremo più e più volte, perché in realtà tutta questa distanza, uno degli obiettivi che mi sono posto oggi è di far vedere che tutta questa distanza che ogni tanto viene percepita tra noi e i computer e l'intelligenza artificiale come se fosse una cosa aliena a noi, in realtà non c'è. Bene, veniamo al succo. Come generare immagini nuove? Okay. La domanda è un pochino esagerata, così, lanciata così. Partiamo da qualcosa di più semplice. Come si dice una bugia? Allora, per dire una bugia servono degli ingredienti. Vediamo un esempio. Se io vi dico, ieri sera ho mangiato una pasta coi fagioli e poi sono andato a dormire. Ci sta. Discutibile, scelta alimentare, però ci sta, è verosimile. Se invece vi dicessi, ieri sera ho vinto le Olimpiadi e poi sono diventato un albero. Più difficile questa. Abbastanza. Questo perché quando si vuole inventare qualcosa in generale, per farlo sembrare credibile, bisogna avere bene a mente cosa sono le cose realistiche, qual è la forma delle cose realistiche e come si possono unire in maniera coerente. Sulla base della nostra esperienza, noi vorremmo determinare quello che sarà ritenuto possibile e quindi credibile e quello che invece non lo sarà. Questo in generale. A livello matematico, questa cosa si traduce nel volere imparare una specifica distribuzione di probabilità. Una distribuzione di probabilità che è quella da cui noi diciamo che provengono i dati. Cioè, spieghiamo meglio, noi assumiamo, quando noi facciamo statistica, intelligenza artificiale, noi assumiamo di avere di fronte non l'interità di quello che potremmo osservare, l'interezza, ma assumiamo di avere una piccola parte. Tutto lo studio della statistica fatto finora si concentra in gran parte sul studiare come generalizzare quello che noi osserviamo in piccolo al grande. Se io osservando un campione che potreste essere voi, per esempio, io potrei voler determinare qual è l'altezza media della popolazione, potrei voler determinare qual è l'altezza massima della popolazione, o quantomeno quali cose sono credibili, cosa si può credere dell'intera popolazione guardando a un campione ristretto. E questa è una cosa estremamente complicata. Immaginate poi quando, da informazioni molto semplici come può essere l'altezza, come possono essere cose, dei dati più semplici, si passa alle immagini. È dura capire quando un'immagine va bene e quando un'immagine va male. Guarda la differenza che c'è fra il conto tra un Kandinsky o un Miró e Leonardo da Vinci, la Gioconda, c'è un abisso. Poniamoci un'altra domanda. Come si impara a disegnare? Io non l'ho mai fatto. Per imparare a disegnare ci vuole lavoro, ci vuole capacità di osservare le cose, ci vuole anche qui, alla fine, disegnare è un pochettino come inventarsi una storia, nel senso che noi guardiamo qualcosa, sappiamo quali sono le tecniche che più o meno possiamo utilizzare, chi più chi meno, e piano piano noi andiamo a costruirci un disegno che non deve essere necessariamente realistico, ma rispetto a quello che noi abbiamo in mente deve corrispondere a ciò che noi avevamo come idea, diciamo. Se vi chiedessero, in generale, cosa vuol dire saper disegnare una casa, le famose case di cui parlava Luca,
cosa serve per disegnare una casa? Beh, allora, diciamo che innanzitutto bisogna capire cos'è una casa. Se noi non sappiamo cos'è, magari potremmo in linea di principio ricalcarla se ci venisse data un'immagine. Però non sapremmo effettivamente disegnare una casa così. Bisogna ovviamente possedere dei mezzi che ti permettono di disegnarla. Questo può essere discutibile perché è bella la creatività, bella l'immaginazione. Però, per esempio, io non ho mai avuto i mezzi tecnici dentro di me per disegnare quello che volevo disegnare. Per questa cosa ho sofferto tantissimo. Poi, vorremmo anche un'altra cosa. Che la persona a cui chiediamo di disegnare una casa, appunto, non sia solo in grado di ricopiare qualcosa che ha già visto. Bisognerebbe anche che avesse compreso bene quello che sta disegnando, in maniera tale da poter avere una coerenza, tutto sommato, con quello che ha già fatto e con quello che dovrà fare. Cercare di, diciamo, avere un continuo, una sorta di legame tra quello che è stato già costruito, quello che sta già stato disegnato e quello che c'è ancora da disegnare. E alla fine effettivamente otteniamo una casa. Come possiamo quindi capire se qualcosa, qualcuno è in grado di disegnare qualcosa, cioè in grado di generare, di produrre un input, in questo caso un output, in questo caso visivo? Questa cosa che mi sono inventato di sana pianta potrebbe essere effettuata tramite una sorta di prova del foglio bianco. Cioè, immaginate di avere un bambino. Alcuni di voi probabilmente ce l'avranno. E a questo bambino volete verificare se effettivamente è in grado di disegnare qualcosa. Come si fa? Attenzione, non ho detto ricalcare, ho detto disegnare. Allora, almeno a me, io qua sto riportando traumi, Io sono stato rimandato / varie insulti dall'asilo fino alle superiori per arte. Non ho mai passata una. E come si fa? Si dice, boom, disegna un cane. E gli si dà un foglio bianco. Disegna un cane. Allora, il bambino prova a ricordare, inizia a disegnare e ottiene quello che ottiene. E se disegna effettivamente un qualcosa che possa rassomigliare a un cane, possa rassomigliare qualcosa che ha visto, che sia coerente con quello che ha visto, allora noi diciamo bravo che sai disegnare i cani. Stessa cosa applicata a varie robe. Poi a un certo punto magari gli si dice, disegna un cane e un gatto, e gli si dà sempre un foglio bianco, allora lui sa come è fatto un cane, sa come è fatto un gatto, va avanti, disegna, fa le cose, e poi se ottiene un buon risultato gli si dice, bravo che sei, hai disegnato sia un cane che un gatto, bravo, bene. Con i modelli di intelligenza artificiale si vuole fare un qualcosa di simile, con i modelli generativi di cui parleremo stasera. In che senso? Nel senso che noi vorremmo, in qualche modo, in un primo momento, far imparare al modello a ricopiare. A ricopiare quello che sta vedendo. Ovviamente siamo nel regno dei big data, quindi immense masse di dati che sono immagini. E gliele facciamo ricopiare. E poi però vogliamo che in qualche modo lui si trovi di fronte a un qualcosa che assomiglia a un foglio bianco e sia in grado, su richiesta precisa, di produrre l'output che noi desideriamo. Su questa parte glisserò su alcuni concetti. Sappiate che ci sono. Per esempio glisserò su come effettivamente un modello è in grado di riconoscere quello che sta facendo, precisamente, cioè come è in grado di associare, mi spiego meglio, come è in grado di associare testo e immagini.
perché esula un pochettino da quello che volevo presentare oggi. Sapete che può farlo. Diamolo per assodato. Allora, assunto questo, i modelli di cui parleremo oggi sfruttano un qualcosa. Sfruttano il rumore. Perché sfruttano il rumore? Beh, questo lo vediamo assieme un attimino, facendo una cosa un po' collettiva, una cosa che qualcuno magari mi ha già visto fare e odierà questo momento, ma io lo faccio lo stesso. Facciamo rumore. Perché facciamo rumore? Perché in realtà ho visto che là, dietro di voi, c'è un bellissimo contatore di decibel, suppongo. E io non potevo esimermi dal provare a sfondarlo, assieme a tutti voi. Quindi, cosa faremo adesso? Adesso chiederò, farò una separazione netta, gerarchica, in caste. La prima fila. Proteste, ma io l'avevo anche avvisato le persone, però è così, non mi hanno voluto ascoltare. La prima fila sarà separata da tutto il resto. Quando io inizierò a schioccare le dita, c'è qualcuno che finge di stare male per evitare questa cosa. Le persone che stanno in prima fila, per favore, dovranno seguirmi. Dovrete continuare anche voi a schioccare le dita e per favore dovrete continuare a farlo finché non vi dico di smetterla con questo segno molto plateale. Tutti quelli che invece non sono nella prima fila, quindi la maggioranza, a voi chiedo una cosa diversa. A voi chiedo di battere le mani. Di battere le mani, prima piano, poi sempre più forte, seguendo la mia mano. Quindi quando la mia mano è qua, piano, 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 poi piano, piano, saliamo, aumentiamo il volume, fino a qui e dovete proprio scatenarvi, dobbiamo sfondarlo quel contatore di decibel. Voglio creare un danno ad Hangar Teatri. No, scherzo, ovviamente, dubito di poterlo fare. Però, abbiamo capito più o meno? Sì, possiamo farlo? Allora, vedete che questa immagine di un simpatico cagnolino, piano piano, diventa sempre più irriconoscibile, poi diventa l'assenza di segnale. Diventa letteralmente quello che si vedeva una volta nelle TV a tubo catodico, quando c'era assenza di segnale. E poi cosa chiediamo al modello? Al modello chiediamo di imparare a tornare indietro. E come si fa? E qui c'è la bellezza, a mio avviso. C'è la bellezza di quando tu traduci le cose in linguaggio matematico e scopri che la stessa matematica ti dà degli strumenti per fare la cosa che tu vuoi fare. In questo caso, dei risultati di una branca esoterica, terribile della matematica, che è l'analisi stocastica, ci dicono che si può tornare indietro in maniera relativamente semplice, perché vi chiedo non di capire, perché forse capite voi, io poco, però questi oggetti li conosciamo perché li abbiamo usati nel processo in avanti, che conosciamo abbastanza bene. Questi due, vedete? Quello che non conosciamo è questa cosa qui, che prende un nome tecnico, nome di score, ma non è importante. Quello che è importante è che quella cosa lì dipende dai nostri dati, ma si può imparare con un modello di deep learning, cioè una rete neurale. Io assumo che voi siate dei cannoni sulle reti neurali perché avete tutti partecipato al precedente iTalks, dove si parlava un pochettino di questo. No, scherzi a parte, sono dei modelli di intelligenza artificiale che vengono, la cui architettura viene studiata per imparare precisamente questa cosa qui, che è più facile da imparare di quella distribuzione di probabilità, di cose credibili, di cose plausibili che volevamo imparare all'inizio, e che invece è complicatissima, perché avevamo detto che già era difficile immaginarla in senso generale, figuratevi con le immagini.
Beh, questa cosa si può fare, si può fare. Con i recenti sviluppi è possibile allenare una rete, a patto che ci siano abbastanza dati, nell'imparare precisamente questa cosa qui, e quindi si può imparare a tornare indietro, a fare il processo inverso. Dal rumore, dal caos, ci si muove indietro in una maniera che non è esatta. C'è sempre una componente casuale, c'è sempre del caso, ma che è abbastanza precisa per poi portarci a un qualcosa che assomiglia molto a ciò che gli abbiamo dato in partenza. Nella pratica quello che avviene è questo. Abbiamo una diffusione in avanti che diffonde verso il rumore e abbiamo una diffusione a tempo invertito, tipo Tenet, il film, che va indietro e dal rumore arriva l'immagine. Perché questa cosa è potente? Perché dal punto di vista del modello il rumore è un blocco di marmo, cioè non dipende minimamente, perché abbiamo usato la casualità, perché siamo andati a caso, da quello che c'era sotto. E non dipendendo da quello che c'era sotto, tutti i blocchi di marmo sono uguali. Quindi nel momento in cui lui impara a scolpire guardando un essere umano, lentamente non impara solo come ricopiare un essere umano, ma impara cos'è un braccio, cos'è una mano, cos'è una gamba. La stessa cosa vale per i fiori, vale per il cagnolino di prima. Non impara solo quell'immagine, impara dei concetti di fondo. Fatto salvo che noi gli diamo abbastanza strumenti, ma che abbiamo assunto per dati in questo breve talk. E cosa si può fare quindi con questi modelli? Impara tantissime cose, impara delle cose che impareremmo noi. Impara per esempio qual è lo stile, quale può essere lo stile di un pittore. Impara cosa vuol dire produrre per esempio delle immagini con tecnica digitale. Impara per esempio chi è Frank Zappa. Impara cos'è uno skateboard e impara cos'è lo stile di Van Gogh. Il risultato è dubbio, ma ci sono dei modelli che farebbero robe migliori, ma per ora questo è quello che tenevo. Quindi, non male. Sembra un po' Caparezza, secondo me, più che Frank Zappa, però insomma mi sono accontentato. E questa è una prima cosa che può fare. Può fare anche un'altra cosa. Potremmo per esempio dargli un'immagine di Frank Zappa e dirgli: fammi, a partire da questa immagine, un supereroe che come simbolo ha un broccolo. Non male, a parte le mani. Spesso le mani non sono facili da fare per questi modelli, ma di questo non ne parliamo stasera. Perché riesce a fare questo? Perché appunto gli abbiamo dato talmente tanti modelli che lui ha imparato i concetti. Lui ha imparato, aggiungendo e togliendo rumore, a scolpirlo questo rumore, a scolpire una cosa che non dipende più dall'input iniziale, o meglio, dipende dall'input iniziale perché come noi possiamo produrre quello che abbiamo visto. Noi quando dobbiamo inventare qualcosa, in qualche modo siamo influenzati da quello che abbiamo visto, e allo stesso modo lo è il modello. Non è vero che non può combinare cose nuove. Di sicuro non ha visto un'immagine di Frank Zappa vestito da super broccolo, o non ha visto un'immagine di Frank Zappa con uno skateboard in stile di Van Gogh. Però ha unito su mia indicazione, perché non è che sono autonomi completamente. Comunque hanno bisogno di avere qualcuno dietro che gli dà una mano per ora. Ma quindi è tutto bello? No, non è tutto bello, perché innanzitutto, e forse ne avrete sentito parlare,
Questi modelli hanno bisogno di moltissimi dati, cioè moltissime immagini. E dove le vanno a pescare? Questo porta dei problemi, potrebbe portare a dei problemi di copyright, per esempio. Tanti artisti hanno protestato in maniera anche abbastanza accesa, dicendo che temevano perché l'intelligenza artificiale poteva rubare loro lo stile, poteva rubare loro, come dico dopo, il lavoro. Perché l'intelligenza artificiale, questo tipo di modelli generativi, può produrre in veramente pochissimo tempo quello che per un essere umano, che un essere umano richiede anche giorni di lavoro. C'è poi una questione che è una non questione, ma è una cosa che ci spaventa. Ci spaventa perché ci chiediamo, ma queste cose qui sono un lavoro creativo, sono arte oppure no? C'è una cosa che voglio dire prima di addentrarmi in questi discorsi, e cioè che io non ho la competenza per affrontare nessuno di questi, minimamente. Forse non avevo la competenza neanche per affrontare tutto il discorso prima. Però in qualche modo voglio provare ad approcciare almeno l'ultimo. Siamo quasi alla fine, eh? Sui primi due voglio solo dire alcune cose. Sul primo, i problemi di copyright sono problemi legali. E io ho parlato con un mio amico che si occupa proprio di problemi legali derivati dall'intelligenza artificiale, e la questione è molto semplice, ovvero che per sua natura la legge non è in grado di muoversi alla stessa velocità dell'intelligenza artificiale. C'è uno scollamento, a un certo punto va troppo veloce. E la legge fatica ad andare avanti. E non è un problema dell'intelligenza artificiale, o meglio, l'intelligenza artificiale, chi la utilizza, chi la manipola, chi produce i modelli, potrebbe fare delle cose che non sono legittime, che non sono legali. Ma non è colpa del modello in sé. Vero, il modello richiede dei dati, ma esistono sicuramente dei metodi legali per prenderli. C'è poi un'altra questione, che noi inconsapevolmente alcuni dati li vendiamo e poi protestiamo perché li abbiamo venduti gratuitamente. Ma su questo non andrò a fare una filippica perché appunto non ho la competenza, però era solo una considerazione. Il modello in sé non è cattivo, è chi lo utilizza che può eventualmente avere una moralità dubbia. Sulla questione del lavoro, io non avevo un'opinione chiara. Poi ho avuto la possibilità di parlare con un mio caro amico che di professione fa l'animatore in 2D, disegna cartoni. E gli ho chiesto lui mi ha detto che ci aveva giochicchiato, mi aveva detto che tutto sommato aveva fatto molti esperimenti, e mi ha detto che se da un lato è vero che c'è la paura, c'è questa sensazione che parte del loro lavoro quantomeno potrebbe essere sostituita, è un bene o un male, non lo so. Però è anche vero che lui istantaneamente, si parla veramente di pochissimo tempo dopo che lui aveva iniziato a utilizzare i modelli generativi, aveva trovato un modo per sfruttarli, per semplificarsi il lavoro, senza togliere la componente artistica. Per crearsi, per esempio, sfondi, per creare dei bozzetti, di qualcosa che funzionava in maniera simile a un bozzetto, per poi andare avanti, costruire, metterci del suo. E comunque, del suo ce l'aveva già messo, perché come abbiamo visto, i modelli non agiscono per conto loro. Hanno bisogno di avere qualcuno che dall'esterno gli fornisce le idee. Sulla terza, sulla questione della creatività, viene da chiedersi cosa la creatività sia. È difficile. Voi potete dire che qualcun altro oltre a voi è veramente creativo. Già l'altra volta ci eravamo fermati su questa cosa, che è difficile anche dire solo se un'altra persona oltre a noi è intelligente. Non intelligente nel senso che non è stupido, proprio nel senso che è autonomo nel pensiero. È quasi impossibile. Figurati parlare di creatività, che è stata definita in un milione di modi e sono tutti diversi, sono veramente complicati. Quasi tutti i grandi pensatori hanno voluto dare una loro definizione di creatività. Io ne ho cercate un po', poi ho deciso di non mettere nessuna perché veramente erano troppe.
parliamo allora di arte. Parliamo di arte. E chiediamo aiuto a delle persone che di arte in un modo o nell'altro se ne intendevano. Oscar Wilde, non uno a caso, diceva: la vita imita l'arte molto più di quanto l'arte imiti la vita. Non ho mai capito fino in fondo questa frase. La mia interpretazione è che in qualche modo, alla fine, noi guardiamo all'arte come un qualcosa che noi vorremmo raggiungere, come un qualcosa che non è strettamente nostro, come un qualcosa in cui vogliamo rivederci. Se è così, mi viene da dire che tutto sommato anche l'intelligenza artificiale sia arte. Anche la matematica che c'è dietro, che abbiamo visto, in qualche modo è arte. Perché abbiamo visto che alla fine, vi ho parlato di come è costruito, la visione artificiale sia costruita sulla base di come vediamo noi, vi ho parlato di come abbiamo cercato di costruire un qualcosa partendo dall'idea di come, di come impara un bambino. E siamo arrivati, in maniera un po' sorprendente forse, a accostare arte, generazione di arte, di immagini al caos, che da sempre è un po' questa anche questa idea dell'artista come persona caotica. E in questo senso quindi a me viene da dire che tutto sommato anche l'intelligenza artificiale sia arte, in una sua forma. C'è poi da considerare un'altra cosa. Che un altro non a caso, Picasso, ha detto che i buoni artisti copiano, i grandi rubano. Questa invece mi pare di averla capita. Nel senso che quando uno è veramente artista, interiorizza ciò che vede. Non è che ricopia, non è che ricalca. Riesce a farlo suo. Se è così, allora io penso che tutto sommato, in un certo qual senso, l'intelligenza artificiale sia un grande artista. Perché abbiamo visto che riesce a far suoi dei concetti che non sono banali. Deve essere comunque aiutata. Però li fatti suoi. Durante l'allenamento riesce a capire delle cose che anche per noi, anche per un occhio umano, potrebbero essere non banali. Picasso deve aver preso questa frase, deve aver pensato questa frase e l'aver interiorizzata un po' troppo, perché questa frase non è sua. Non è mai stata sua. Non gliel'ha attribuita Steve Jobs. Altro che, insomma, ne ha dette. Per cui, tanto per dire che i grandi artisti rubano. Poi c'è stato un grandissimo esperto di intelligenza artificiale che ha detto che l'intelligenza artificiale imita la vita molto più di quanto imiti l'arte. Cioè, che è molto più stretto il legame. Quando noi, quello che ci spaventa non è che possa essere, che possa rubare agli artisti, ma che possa imitare troppo bene noi. Questo non vale solo per le immagini, vale in generale. La paura è che a un certo punto, tutto sommato, l'intelligenza artificiale abbia il coltello dalla parte del manico contro di noi. Nota bene, siamo lontanissimi da questo. Io non credo che siamo neanche vicini. Anzi. Però la nostra paura qual è? Non è che noi vediamo l'intelligenza artificiale come una cosa lontana, distante, diversa da noi. La verità è che la vediamo tanto vicina. La nostra paura non è che sia diversa, la nostra paura è che sia uguale. Perché se noi avessimo il vantaggio che ogni tanto attribuiamo l'intelligenza artificiale su di noi, noi 100% cercheremo di trarne vantaggio, soggiogando se serve, perché storicamente così abbiamo fatto. Così l'uomo ha fatto quando aveva la possibilità di farlo. E infatti questa frase, bellissima, l'ho detta io. Grazie. Quanti minuti abbiamo fatto? Pochi? Abbastanza? Troppi? Boh, dai. Se avete domande comunque rimango qua, intanto facciamo parlare.
Non muoverti. Sì, dai una domandina, no? Dov'è? Oh, Andrea, facciamo? Una domandina? Sì. Qualcuno vuole fare una domanda? Eccola là. Ah, si è rovinato. Una domanda speciale. Come? Ti volevo chiedere se, insomma, se si sa, qual è la storia dietro il pensare questo tipo di modello? Cioè, una volta che tu me lo spieghi, che io lo capisco, dico ok, interessante, geniale, ma chi ha pensato questa cosa? Cioè, non è intuitivo, ecco, non è intuitivo pensare di creare un modello diffusionale con questa idea dietro. Cioè, cosa porta a questo, allo sviluppo di questa idea? Se, non so se... Diglielo, dai, diglielo. Dagli no, allora, è una storia in realtà che è molto particolare, perché trae, cioè, l'articolo che poi viene citato, ripetuto, è uscito nel 2015. Ed è uscito nel 2015 cercando, assemblando, non è intuitivo, io lo trovo, infatti, lo personalmente è una di quelle volte in cui ogni tanto ti svegli e dici ho sbagliato tutta la vita, no? Poi invece te vai lì al lavoro, leggi quell'articolo e dici forse sono nel posto giusto, perché è proprio bello. È un articolo dove, adesso il nome non lo pronuncio perché ho paura di dire una cosa, non è Saul Dickstein, non mi ricordo, ha proposto di andare a unire conoscenze che si avevano nell'ambito della termodinamica per andare a costruire un modello generativo. Nel fare questo, lui diciamo che ha fatto un passaggio che in matematica storicamente è stato fatto più volte, che è quello di riuscire a mettere in comunicazione il discreto col continuo. Di questa cosa potremmo parlarne per altri 40 minuti, però diciamo che noi gran parte, molte cose della matematica le vediamo nel continuo. Cioè, non discreto nel senso che ci sono sette palline o cose così, nel senso che c'è una quantità una quantità infinita di punti infinitesimali, piccolissimi, che non sono numerabili, non così. Ho paurissima di dire castronate con il prof qua, perché però. E quindi in questo articolo lui passava da un'idea che c'era già più o meno, di aggiungere progressivamente rumore, poi toglierlo, così. Lui dice facciamolo nel continuo. Come lo facciamo? Lo facciamo perché ci sono delle conoscenze nella fisica che ci permettono di farlo. Poi però dobbiamo trovare un modo per tornare indietro. E per tornare indietro lui è andato a ripescare un articolo, adesso vado a memoria, ma dell'86, di analisi stocastica, che è appunto una cosa prettamente matematica, viene utilizzata così, dove si andava a vedere che effettivamente per imparare, per conoscere il processo all'indietro, scusate la risposta è lunghissima, per andare a conoscere il processo all'indietro bastava imparare una quantità che era questo score, che tra l'altro è una quantità che veniva già utilizzata da altri modelli. Infatti poi c'è stato negli ultimi anni un'unione tra i modelli diffusivi e i modelli cosiddetti score-based, di cui qui in sala non ve lo dirò, ma c'è uno dei massimi esperti italiani. Ma non vi dirò chi. No. E quindi si è andato poi a unire queste due conoscenze e si è arrivato ai modelli che utilizziamo oggi. Però si è dovuto aspettare il 2020 per riuscire a mettere assieme tutte le cose. Non ti ho risposto. Un'altra domanda, bellissimo, ultima però, perché se no poi facciamo... Mecchina, scusa. Perché i pixel quando noi scambiamo di posto, no? E perché cambiamo anche il colore? Allora, bella domanda. Perché il colore,
come diciamo il posto, come hai detto tu, è un qualcosa che le macchine, i computer, vedono come un numero. Come abbiamo visto prima, aspetta, come abbiamo visto per il bianco e il nero, ho paurissimo perché ci sono delle slide che non ho tolto dopo che sono terribili. Ecco, allora, su questa cosa effettivamente hai ragione, non mi sono fermato quanto dovevo. Le macchine vedono le immagini, semplificando un po', come delle griglie, come una somma di griglie, una somma di varie tabelline una sopra l'altra. E queste tabelline includono come informazione il colore. In questo caso il rosso, il verde e il blu. Per esempio, per fare il rosa c'è bisogno che il rosso abbia valore, questo qua 253, il verde abbia valore 14 e il blu abbia valore 165 e facciamo il rosa. Se ora andiamo a modificare queste qui di un pochettino, le spostiamo un po', magari ci aggiungiamo un pochino di verde, allora il rosa lentamente, lo facciamo sempre in maniera casuale, no? Aggiungiamo un pochettino di verde e diventa marrone. Il rosa da rosa che era diventa marrone. Così come li muoviamo a livello, diciamo, tra virgolette, di posizione, le spostiamo anche a livello di colore, cambiando un pochettino, piano piano. Beh, io ringrazierei Francesco, il nostro Pollock, parlando di artisti dell'AI.